Prima giornata della 43esima edizione del Gifoni Experience. Alle mie spalle il portale della Monsters University, l'ultimo film della Pixar che apre questa 43esima edizione del Gifoni Experience. Ospiti d'eccezione, due dei doppiatori del film, gli ormai conosciutissimi Soliti Idioti, Biggio e Mandelli. Siamo con una piccola fan del Gifoni, una manifestazione che coinvolge anche i più piccoli, oggi con un film per bambini della Pixar. Che emozione si prova anche da padre? Guarda, è molto bello. Angela è il terzo anno che fa la giurata e lei si diverte moltissimo, quindi anche se lei oggi non ha film da vedere è voluta essere qui, quindi davvero complimenti a tutta l'organizzazione. Il genitore che messaggio lancia agli altri papà e alle mamme che magari non hanno ancora preso una decisione, invece adatto anche per i più piccoli? Assolutamente, la cosa bella è che hanno uno spazio di autonomia e possono conoscere altri bambini e muoversi da soli, cosa che non accade frequentemente, quindi tutti quanti a Gifoni l'anno prossimo, mi raccomando, 300.000 bambini quest'anno, l'anno prossimo ancora di più. Ragazzi, tanta attesa, cos'è che aspettate di più? Le anteprime e l'atmosfera solo del Gifoni che ci fa diventare così. Parliamo di anteprime, oggi Monsters University, che aspettative avete? Deve essere un bellissimo film, purtroppo noi oggi non lo possiamo vedere, però lo vediamo stasera all'anteprima per gli adulti. Il viaggio non è una cosa per cui tu vai e metti il tuo stile, soprattutto nella Disney, no? Cioè la Disney ha delle policy per cui tu devi leggere e ripetere quello che c'è scritto. L'unica cosa che ci hanno chiesto di non fare era le vocine, i versetti, le cose. Hanno detto doppiateli come Biggio Mandelli, perché noi vogliamo Biggio Mandelli, quindi è stato molto semplice. Sì, infatti noi eravamo arrivati lì preparandoci, io il giorno prima un po' girato, perché comunque vedo per una roba della Disney, un po' d'emozione c'era.